due gemelli e tu ci vuoi far trattenere. Sandro Pertini è stato ricordato a 22 anni dalla scomparsa nel convegno Sandro Pertini, dalla Resistenza al Quirinale, che fin dal titolo ne ha rievocato l'intenso impegno civile e istituzionale. Per me la libertà, che vuol dire l'esaltazione della dignità del singolo, sta al centro della mia lotta politica. L'incontro si è svolto alla Camera dei Deputati, presieduta da Pertini per due legislature, dal 1968 al 1976, primo presidente non proveniente dalle fila della Democrazia Cristiana. L'incontro è stato aperto da Gianfranco Fini, al quale il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha inviato per l'occasione un messaggio di saluto. I lavori, avviati da Marco Almerighi, hanno visto le testimonianze di Emilio Colombo, Sergio Flamigni, Arrigo Levi, Valdo Spini e interventi di personalità storicamente vicine a Pertini. Tra i numerosi contributi, quelli di Cesare Mirabelli e Carlo Mosca. Il convegno è stato organizzato insieme all'associazione Sandro Pertini, presidente. Nella figura di Pertini sono testimoniati i grandi valori che il Novecento ha trasmesso alla democrazia italiana del XXI secolo. La sua idea dell'Italia, l'idea di un paese giusto, onesto, solidale, moralmente rigoroso, deve rimanere viva nella coscienza degli italiani e deve in qualche modo essere trasmessa alle più giovani generazioni.